Ci troviamo al ristorante La Lanterna di Villaricca, stasera si è stata la serata di intronizzazione degli chef che sono diventati discepoli dell'Ordine Internazionale di Auguste Escoffier. Abbiamo qui stasera il presidente nazionale Francesco Ammirati e il segretario nazionale Antonio Torcasso. Chiediamo al presidente nazionale se sosterrà la delegazione Campania che oggi si è presentata col presidente Nicola Di Filippo. Sono onorato di essere qua in Campania e specificatamente a Napoli, conosco molti colleghi e il mio onore grande è di essere con loro e consegnare questa onorificenza che premia la loro esperienza in Italia e nel mondo, perché io ho trovato napoletani in tutto il mondo e credo che si meritano questa grande onorificenza internazionale del maestro Auguste Escoffier. Grazie Presidente. Il segretario nazionale, io invece voglio chiedere, visto che lui dice che quando è a Napoli diventa napoletano, se la cucina napoletana, il piatto preferito della cucina napoletana. E che dire, avete un piatto internazionale, mondiale, la pastiera. Io sono innamorato della pastiera, tutta la cucina del sud, ma Napoli in particolar modo, riuscite a esportare delle cose meravigliose. Grazie. Stasera ha avuto l'incarico il presidente regionale dei discepoli della delegazione Campania, Nicola De Filippo. Nicola De Filippo porterà la cucina classica napoletana in giro per tutta la regione ma anche in tutta Italia. Ci saranno interscambi culturali con tutti gli chef di altre regioni, infatti stasera c'erano anche chef che sono diventati discepoli della delegazione Campania dal Molise, dalla Calabria, dalla Sicilia. Nicola, quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Il mio prossimo obiettivo è sperare di fare ancora qualche altra manifestazione con i discepoli. Stiamo pensando di fare qualche cosa nel mese di gennaio, di fare una grossa manifestazione di beneficenza con delle istituzioni che ci supportano, ci diano supporto. E del resto poi cercare ancora dei validi collaboratori che sono a questo livello di questa sera e continuare ancora una volta con questa manifestazione. Grazie. Grazie Nicola. Mentre i discepoli portano la fascia rossa, come potete vedere, ci sono anche gli amici di quest'ordine internazionale, i discepoli di Auguste Escoffier, e un amico che veramente ha sostenuto la cucina partenopea è Peppino Girolamo. Io lo conosco da una vita, lo incontro spesso e so che hai dato tanto all'enogastronomia e so che tu non ritieni un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Sosterrai questi amici, nuovi amici? Certamente, il riconoscimento che ha avuto, giustamente come tu dicevi, è una conseguenziale del fatto che io ho dato tanto a questi chef, e li ho propagandati, ho riconosciuti i loro meriti diffondendoli su varie testate. Ora questo riconoscimento che ho avuto, come tutti i riconoscimenti che io ho avuto, ma principalmente questo, vuole essere un punto di partenza per diffondere sempre più la nostra cucina territoriale, così come voleva Escoffier, perché la cucina deve essere quella tradizionale antica proiettata nel futuro. Grazie Peppino. Il segretario regionale è Felice Francese, io gli faccio una domanda diretta perché lui è anche insegnante di un istituto alberghiero, si punta sui giovani? I giovani sono il futuro della nostra, il nostro futuro in tutti i sensi, nella politica, nella cucina. Io insegno e metto in pratica, i ragazzi me li trovo in erba a 15 anni, li formo, li educo, gli insegno la cucina, li porto sul campo e li inserisco nel lavoro, gli insegno i valori, ho avuto grandi maestri come Nicola Di Filippo che è il mio secondo padre professionale e io cerco di trasmettere ai ragazzi questi valori importanti, perché dico solo facendo del sodalizio, facendo associazione, stando uniti possiamo essere forti e vincenti. E ricordo un'unica cosa che non è da meno, siamo l'unica categoria al mondo che abbiamo una divisa unificata, solo gli chef, a differenza di tante altre categorie, hanno una stessa divisa, giacca bianca, pantalone nero e toc blanc. Grazie. Grazie.